sta succedendo un casino, contestazioni, politici indagati, fascisti, antifascisti, ma dal mio punto di vista la cosa più interessante è che Matteo Salvini sta perdendo il controllo della sua macchina della comunicazione. Qualche settimana fa avevo pubblicato un video sulle strategie di comunicazione politica, trovate il link nella descrizione, per spiegarvi che l'obiettivo è quello di essere sempre trendsetter e mai trend follower, ovvero di riuscire a pilotare il dibattito pubblico lanciando ogni giorno un nuovo argomento. Però sta succedendo una cosa strana che nemmeno Salvini aveva previsto e che sta sabotando la sua macchina della propaganda usando gli stessi mezzi su cui è stata costruita, selfie, sfottò e video di denuncia che diventano virali sui social. Se ad ogni comizio il ministro dell'interno rafforza la sua immagine fermandosi a scattare selfie con i cittadini, adesso quest'arma gli si sta ritorcendo contro, perché molte persone si avvicinano con la scusa di una foto, aspettano che lui sorrida e al momento dello scatto gli rinfacciano qualcosa che lo mette in profonda difficoltà, come le offese che per anni ha urlato contro i meridionali, tutte le sue promesse non mantenute, oppure il conto su dove siano finiti questi famosi 49 milioni. E questa cosa lo fa impazzire, perché non può controllare la situazione e quindi storce il muso e scappa incazzato, ma mentre scappa è consapevole che quel video diventerà virale più dei selfie con la Nutella. In pratica l'Italia si è desta e sta sviluppando gli anticorpi, per cui tutti gli strumenti che fino ad ora Salvini ha utilizzato per aumentare il suo consenso si stanno trasformando in un boomerang. La sua strategia di comunicazione è in tilt perché i ruoli si sono invertiti e quindi non sono più gli altri a rincorrerlo sugli argomenti che lui ha scelto, ma è lui a dover ribattere i cittadini nel loro campo di gioco, dove sa di essere in difficoltà e quindi evita il confronto, oppure strappa di mano i cellulari, offende chi protesta, fa rimuovere gli striscioni dai balconi. La verità è che Salvini sta vivendo queste contestazioni con un disagio incontrollabile. Vai. Più accoglienza, più 49 milioni. Bravo. Grande. Posso fare la foto con un vero bullo, visto che tu te la prendi con... Ministro, i 49 milioni che fine hanno fatto? Ce li hai tu. Io mi fido di voi e mi fido di lei. Posso dirti anche io una cosa? Dimmi quello che vuoi. È una merda letale. Grande Salvini. Siamo terroni di merda, non siamo più terroni di merda. La cella sta... Scusi, ma le pare normale una cosa del genere? Ma le pare normale una cosa del genere? E che cazzo? Quindi non fatevi fregare dalla tentazione di voler rispondere alle provocazioni con cui prova a distrarvi e a cambiare argomento. Se volete capire come funziona questa strategia di comunicazione e non esserne vittime inconsapevoli, allora guardate il mio video che trovate nella descrizione. Piuttosto fatevi furbi. Perché se questa rivoluzione dei selfie e degli striscioni dovesse continuare, in ogni città Salvini verrebbe accolto da decine di messaggi di protesta e ogni comizio diventerebbe il suo peggior incubo. E sapete perché? Perché ogni volta che urlerà da un palco saprà che in mezzo a quella gente non ci sono buonisti radical chic o comunisti, ma semplici cittadini italiani che non abboccano alla sua propaganda e che gli chiederanno una foto ricordo per usare la sua faccia incazzata in una pacifica, ironica, ma dolorosa protesta.